Bentornati ancora una volta, sì sì, Radio Loca, il countdown per il finale di stagione per Super Bowl inizia stasera, diretta da Oklahoma City, C-Speak, Energy Arena. E la serata si apre con il Muscle Shark, Sean Clark, che ieri ha dovuto perdere il titolo di coppia, visto che il suo compagno, il Re Latino, Santiago Sosa, è stato attaccato domenica a This Is War proprio quando dovevano difendere le cinture contro i Gotzen. Al posto loro ci sono andati i Lucha Connection, che hanno conquistato le cinture rese vacanti, e ora immagino Clark stia cercando l'aggressore del suo tag team partner. E il Re Latino è tornato, ancora un po' debilitato dall'attacco, ma è con noi. E si è interrotto i proclami di Sean Clark. Direi che forse sa già qualcosa su chi è stato l'assalitore che lo ha inabilitato domenica e gli è costato i Tag Team Titles. Sentiamo dalla voce del Re Latino. Il viso non è molto chiaro da questa immagine, però forse c'è modo di zoomare e direi che si tratta proprio di Sean Clark, quindi c'è qualcosa che non va qui, è il caso di dirlo. Sosa non ha preso bene la scoperta e infatti decide di restituire a Sean Clark le botte degli ultimi giorni, addirittura le botte di domenica, chiedo scusa, visto che abbiamo visto dal filmato in possesso al Re Latino che è stato proprio il Muscle Shark ad attaccare il suo ex, a questo punto ex tag team partner, e a questo punto lo scontro tra i due si fa decisamente intenso, appunto si stanno già approfondendo l'uno con l'altro, continuano a scontrarsi Clark e Sosa, una coppia che è scoppiata sotto i nostri occhi nella sorpresa generale, è il caso di dirlo, e continua lo scontro. Attenzione però, Sosa non è venuto qui per continuare a prenderle, ma Clark non è proprio dello stesso parere e continua l'assalto senza che nessuno li interrompa. E ancora
Si scambiano colpi. E finalmente qualcuno si decide a interromperli. Mi sa che è comunque troppo tardi per questi due. Cominciamo la serata dal punto di vista del lottato con questo match tra l'ex campione intercontinentale, per la terza volta a questo punto, Dave Ironside, contro il Master of Disaster, Anarchy. E quindi cominciamo la nostra serata con l'ingresso del secondo membro del Baron Club ancora in giro dopo lo scioglimento forzato della stable, ex TV Champion, ex campione di coppia da Master of Disaster, Anarchy. C'è veramente poco da dire nell'ultimo periodo. Anarchy si è fatto vedere il meno possibile. Non sappiamo se sia stata una cosa voluta o meno. Ma ora eccolo qui. Vedremo per quanto tempo lo vedremo ancora tra noi. Anche se ormai è... Manca solo un mese alla fine di questa stagione, perciò vedrà di massimizzare le sue presenze in questi ultimi scampoli di CCW prima di riprendersi. Prima poi di riprendere l'andamento regolare della promotion. Anarchy ha lottato molto poco nell'ultimo periodo e ora arriva invece il suo avversario, tre volte campione intercontinentale, ma l'ultima io quasi quasi non la citerei, quantomeno per rispetto nei suoi confronti, visto che il suo regno è durato solo 3 giorni. Canada Pride, Dave Ironside. Direi che a questo punto Dave è tanto valido quanto sfortunato. Un formidabile inseguitore, un po' meno formidabile come campione. Questo sicuramente un po' non può non dare fastidio. In qualche modo Dave Ironside deve invertire la tendenza, anche se sicuramente questa stagione è stata un enorme passo in avanti rispetto alla scorsa, dove Dave Ironside era quasi una macchietta e ora è diventato un competitor concreto, un competitor serio. E adesso cominciamo la serata con la elbow waistlock di Anarchy, ribaltata da Dave Ironside, number takedown. Diventa una side headlock e una ginocchiata sulla schiena, tanto per gradire. E si ritorna in piedi, ancora collar and elbow, questa volta si portano all'angolo. Anarchy schiacciato all'angolo da Dave Ironside, l'arbitro lì divide schiaffone del Master of Disaster, che vuole entrare nella mente di Dave Ironside. Ancora collar and elbow, side headlock, cambia manovra Anarchy, sgambetta Dave Ironside e si riparte. Ancora gomitata sulla nuca, l'ex TV Champion parte molto bene, Irish Whip. E giù una clothesline, molto valido oggi Anarchy. Determinato come non mai a farsi notare, ricordiamolo. Questi scampoli finali di stagione. Meglio cercare di avere l'impressione, di dare la migliore impressione possibile per arrivare al massimo della considerazione ai blocchi di partenza per la prossima stagione. E intanto Anarchy si piazza sulla seconda corda e giù con un elbow drop che va a vuoto, però Dave Ironside rincara la dose con un calcio nei reni, uno in faccia. Ancora destro che viene fermato sul nascere,
È una dropkick dell'ex campione intercontinentale. Calcio, altro calcio sul petto. E ancora un destro. Si gira Anarchy. E Devaros non ha modo di reagire. Suplex di della Master of Disaster. Ancora destro di Anarchy. E ora di nuovo Irish Whip però da parte del Canada Stride, che attenzione però, c'è un'altra reversal di Anarchy che piazza un Gargoyle Suplex e va anche a chiudere. Uno, niente da fare, non ci siamo. E ancora serie di gomitate sulle spalle da parte del Master of Disaster. Basta il braccio, ora lo risolleva probabilmente. Pensavamo per il flatliner, ma non sembra quello il momento. Prende la rincorsa Anarchy, attenzione! C'è la reversal da parte del Canada Sprite che si riposiziona dentro il ring, ma Anarchy lo intercetta nuovamente. E nuovamente c'è la risposta di The Venoside, Slingshot Spear! E ora lo rimette, prova a chiudere, uno! Solo conto di uno! E ancora Batman Dropkick! Continua il Canada Sprite, adesso dalla seconda corda, Senton che va a vuoto! Ora Anarchy ha un'occasione e la sfrutta immediatamente con il flatliner, che a questo punto fa da preambolo all'Anaconda Vice. Attenzione, potrebbe essere finita qui. Non vorrei, no, attenzione, sfugge via Devanoside. E ora Snapmare Takedown, incastra il braccio, un abdominal stretch da terra. Inusuale come manovra e anche effettivamente non molto efficace, infatti esce via il Master of Disaster. E ancora Hip Toss in risposta, ci ha lasciato il braccio lì Anarchy, ma non sembra abbastanza. Trascina via The Venoside per un altro schieramento. Uno, due, niente da fare. Si risolve tutto con un nulla di fatto, si rialza ancora The Venoside. E adesso attenzione, Anarchy se lo carica sulle spalle, ma dura poco. The Venoside infatti lo riposiziona. Destro secco che fa da preludio al Chimeraplex. Primo va a segno, anche il secondo. E il terzo a questo punto è una formalità. Va anche a chiudere. Uno, due e tre. Vince The Venoside. Conferma ancora una certa superiorità da parte sua. Un incontro breve ma intenso. È stato abbastanza divertente. Rivediamo questi highlights. E poi appunto il Chimeraplex che, in un certo senso a sorpresa, ha terminato il match. Non ce l'aspettavamo. E ha chiuso così il conto il Canada Sprite, The Venoside, che adesso deve per forza di cose lanciarsi di nuovo all'assalto del titolo intercontinentale, cercare di riprenderlo dalle mani di Rocky Rob Reynolds, che gliel'ha soffiato domenica. Costi quel che costi, The Venoside ora ci deve riuscire. E ora è il momento di un po' di Junior Heavyweight Pick Your Poison, visto che Young Lee e Kyle Schmidt si riaffronteranno anche al finale di stagione a Super Brawl. Sarà anche un 2 out of 3 falls, quindi al meglio delle tre cadute. E oggi ci tocca un po' di Pick Your Poison, visto che uno ha scelto l'avversario dell'altro. E l'avversario di Unbreakable Kyle Schmidt stasera si chiama Ace Stevens, il world class player. Pronti quindi per cominciare questo Junior Heavyweight Pick Your Poison. C'è ingresso sul ring, abbiamo detto il number one contender confermato,
per la Super Brawl, per lo spettacolo conclusivo di questa stagione della CCW. Sarà 2 out of 3 falls, al meglio delle tre cadute, contro Young Lee. Calcio Smith reduce da un signor incontro domenica a This Is War con Young Lee, dove hanno letteralmente dato tutto quello che avevano. A un pubblico che li ha letteralmente adorati, hanno regalato forse il miglior match della serata. Ma adesso a Super Bowl c'è il rischio concreto che possano anche fare di meglio con il 2 out of 3 falls. E il suo avversario di stasera, chiamato per costruire la Junior Heavyweight Division, il world class player Ace Stevens. Nonostante appunto l'obiettivo dichiarato fosse quello di stato quello di chiamarlo per migliorare la Junior Heavyweight Division, che era in via di costruzione, alla fine quello che ci ha preso di meno è stato proprio Stevens, che le ha, che non ha avuto modo certo di imporsi in cima alla Junior Heavyweight Division, anzi le ha prese in più di un'occasione, se devo essere sincero. E ora vedremo se le prenderà anche da Kyle Schmidt. Siamo pronti per cominciare. Complete shot di Kyle Schmidt con Ace, che letteralmente lo aspetta all'angolo. Si rialza a fatica Stevens, e Kyle Schmidt giustamente lo aiuta. Una chop, Irish Whip, che diventa un forearm dritto in faccia, e c'è la reversal. A trovare pronto il workhouse player Bulldog. Un calcio nella schiena adesso, va sul braccio di cattiveria proprio. Ancora lo rimette in piedi, ma Kyle non ci sta e riparte all'attacco. Un sunset flip, bella prova di Kyle per adesso, continua a colpire. Si prepara sulla seconda corda, Kyle aspetta che si rialzi Ace, gli fa anche il cenno di rialzarsi. Prima un calcio e poi una crossbody che lo centra in pieno. Un altro calcio nella schiena, ancora colpisce Kyle, insiste, altro calcio nella schiena. E ora un soccer kick, sempre sulla schiena. E ora credo voglia, sì, provare lo schienamento. Uno, solo conto di uno. Ancora non ci siamo, forbice. Ma Ace la ribalta. E ora Eric Trip del World Class Player, che va a sbattere però su Kyle Schmidt e risponde con un Irish Whip a sua volta. Un calcio e una manata secca sul petto, giusto per far capire chi comanda. Incastra il braccio a Kyle, una camel clutch modificata molto vicino alle corde, una manovra che a occhio non sembra proprio efficacissima. E infatti Ace esce dalla manovra, risolleva Kyle. Takedown del workhorse player, e c'è un'altra reversal. Kyle Schmidt sempre sugli scudi e viene lanciato fuori, però si fa trovare impreparato da Ace, che lo fa volare. In destro Mongolian Chop addirittura, lo riporta sul ring. Ancora un altro destro, troppo attendista Ace, con Kyle Schmidt che
trova modo di riprendersi ogni volta. Ora lo rimette in piedi, lo solleva per sbatterlo di faccia sull'angolo, lo rimette in piedi, immagino sia per il discus punch che centra il bersaglio alla perfezione. Ancora insiste Carl Schmitt, non sembra voler provare l'end of Arek per adesso. Attenzione, power slam. Credo che ora voglia provare con l'end of Arek. No, attenzione, oltre al danno la beffa, Carl Schmitt col Dude Buster di Ace Stevens. 1, 2. Ah no. Scusate, esce al conto di 2 Ace Stevens. Kyle qui ha peccato di superbia, e anche tanto. Ace ora lo rimette in piedi, il destro è un neck breaker che non lascia scampo. Ora finisce all'angolo Kyle Schmitt, ma fastball lo rimette in piedi. Attenzione al forearm, un altro, evita e via con la spine buster. Sembra carico Ace. Ora un'altra fastball su Kyle Schmitt, che inizia ad accusare e parte con la sua solita combinazione Ace. E c'entra in pieno Kyle Schmitt. E adesso mi sa che è arrivato il Dude Buster, quello originale. No, giustamente. Ci si copia le finish la vicenda. E Ace Stevens prova l'end of Arek su Kyle Schmitt, va anche a chiudere. 1, 2 e 3. Vince Ace Stevens. La copia funziona quasi meglio dell'originale, almeno non quando è Kyle Schmitt a farla. Interessante come scontro, ma purtroppo Kyle Schmitt esce ancora una volta sconfitto, e per giunta per mano della sua stessa finisher. È quasi umiliante, però purtroppo è successo. Ma questo non deve distrarre Kyle dal tentare di conquistare il Junior Heavyweight Title. Ah, Super Brawl contro Young Lee. E ora è il momento di vedere all'opera i nuovi Tag Team Champions, Jesus del Guapo e Lucha Connection, che hanno riconquistato i titoli di coppia approfittando, appunto, come abbiamo visto prima, dell'attacco di Sean Clark a questo punto a Santiago Sosa, e hanno conquistato i titoli di coppia contro i Godsend. E nella loro prima uscita da Tag Team Champions affrontano di nuovo John Boyle, Paul McGowan e British Decadence. Continuiamo questa serata. Si fanno sempre attendere i superstar. Ed eccoli che arrivano, i Tag Team Champions, i Lucha Connection, Jesus del Guapo, che hanno riconquistato le cinture dopo quasi un anno. Le avevano conquistate a inizio stagione Extreme Takeover, battendo i True Pro Consequences, se stasera possono di nuovo portare alla vita le cinture di coppia. E siamo più che curiosi di sapere se arriveranno, si riferiranno a chiudere la stagione da campione di coppia. Non è una cosa scontatissima, abbiamo visto anche lo scorso anno Chris Cassidy e Young Blood avevano conquistato le cinture poco prima che finisse la stagione, salvo poi perderle a sorpresa Super Bowl contro i Bad Brothers, che purtroppo
non rinnovarono il contratto e quindi costrinsero Carlton Benedict a rendere vacanti le cinture. E nel frattempo sono saliti sul ring Paul McGowan e John Boyle, i British Decadence, decisamente l'ultima ruota del carro di questa Tag Team Division sono stati. Hanno sorpreso qualcuno con delle vittorie un po' rocambolesche a inizio stagione, ma la gioia è durata poco. E loro ancora, loro non sono stati in grado di evolversi, diciamo, di continuare a racimolare risultati importanti, e questo è stato il risultato. È stato quasi impossibile per loro riuscire a conquistare una vittoria, un qualcosa che gli avrebbe permesso di anche solo avvicinarsi ai titoli di coppia. Hanno continuato in questa loro, sono diventati praticamente gli sparring partner di tutta la divisione di coppia. C'è chi ancora spera di riuscire a vederli vincere, almeno un match, ma secondo me a sto punto mi sa che è meglio smettere di sperare. Partono El Guapo e Paul McGowan. E si comincia. Attenzione, subito El Guapo, Northern Light Suplex. Bello carico. E ancora un altro Northern Light da parte del Guapo. McGowan nemmeno ci prova. Ancora El Guapo, adesso piazza un backbreaker, continua l'offensiva del campione di coppia che ancora lavora sul braccio e di nuovo rimette in piedi McGowan, prende un destro, ancora viene tirato giù e adesso è il Guapo dalla seconda corda, fa il cenno a McGowan di rialzarsi. Un calcio lo allontana e ora un hurricane rana, attenzione, numeraccio del Guapo, continua a colpire su McGowan e credo ora voglia, no attenzione, sembrava volesse, chiaramente invece continua a infierire la reversal, però trova finalmente modo di reagire McGowan, destro che stende il Guapo, cioè il tag per John Boyle. Ma subito è Guapo con un German suplex. Trascina via Boyle. Probabilmente no, lo trascina via ancora. Ed ecco il tag a Jesus. Continua a colpirlo, lo rimette in piedi. Vediamo qual è l'idea che ha in mente. Un DDT. Pianta di netto il povero John Boyle, ancora Jesus sulla seconda corda, Phoenix Splash, ancora lo risolleva, vediamo cosamente lo solleva per una, no attenzione, sembrava una powerbomb, invece un suplex piuttosto particolare, pianta in terra Boyle che subito deve dare il tag a McGowan e subito lo ottiene. Guarda l'attacco McGowan e ancora un altro dropkick e ancora insiste, il pubblico non è proprio d'accordissimo con loro. E ora McGowan con un German suplex schianta Jesus, lo rimette in piedi, Irish Whip, attenzione, una arm drag. E adesso Jesus che cerca il tag dal Guapo, lo tiene
E subito parte l'attacco con una clothesline. Giù un'altra. E giù un'altra ancora. Lo rimette in piedi. È un crucifix driver adesso, che fa da preambolo. Prima lo posiziona. Dicevo, fa da preambolo per questo handspring moonsault. E va subito a chiudere. Uno. E interviene Boyle, che era tornato sull'apron. Il corpo non lo prende, non la prende benissimo. Infatti schianta Boyle fuori dal ring, ma perde del tempo prezioso il guapo. Potrebbe chiudere il match tipo subito. E ora L-Ship Jesus è tornato a bordo ring. E c'è il tag. L'idea, immagino, esatto. Non sia altro che la Muccia Luccia. E va giù Jesus, scusa, McGowan, va a chiudere Jesus. Uno. E interviene di nuovo John Boyle, che si becca una poison rana per il disturbo. E rotola di nuovo fuori dal ring. Attenzione, sgambettato. Solito calcio con roll up. E anche Jesus perde tempo, potrebbe chiuderla adesso. Ancora Airship, finisce all'angolo. Attenzione, ne arriva pure un altro tiro, un altro giro. Vogliono chiuderla a tutti i costi. E adesso a parte invertite, Muccia Luccia. E va a chiudere il guapo. Uno, due e tre. Vincono in Lucha Connection, facile facile. Nonostante le interferenze dei British Decadence, Jesus e del guapo sono riusciti a chiudere il conto con non una ma due Muccia Luccia. È stata una cosa obbligata, visto l'interferenza di John Boyle prima. Qui ci è mancato poco, ma non si è rialzato in tempo. E i campioni di coppia vincono stasera. In attesa di sapere se dovranno affrontare i Godsend in un rematch o ci sarà una nuova coppia per loro. Sale sul ring il nostro campione del mondo di Andre Phillips, si è confermato a This Is War, ma al termine un fantasma dal passato è riemerso nella persona di Frankie Egot, ritornato con una nuova attire, una nuova personalità e in cerca di vendetta. Ma sentiamo il problem solver.
problem solver è stato molto chiaro. Cosa? Oh, Frankie Eggert. Oh, ecco, me lo aspettavo che ci fosse lo zampino di Frankie Eggert in questa interruzione. Veniamo all'altra parte del Pick Your Poison dei Junior Heavyweights, visto che Kyle Schmidt ha scelto per noi un campione per far affrontare a Yang Li, ed è il nuovo campione intercontinentale Rockin' Rob Reynolds. Eccoci pronti per questa seconda parte di Pick Your Poison. Il primo l'abbiamo visto, e Stevens ha sconfitto Kyle Schmidt. Adesso avremo l'onore di un champion versus champion, un po' a sorpresa, ma sicuramente degno di nota, visto che appunto sarà campione intercontinentale contro Junior Heavyweight Champion Yang Li di Asian Persuasion. Motivatissimo come non mai. Ormai il suo regno sta iniziando a prendere una certa tangente. Sta iniziando a confermarsi come uno dei migliori junior della CCW. Lo sapevamo già, mancava solo una cintura per dimostrarlo, e adesso Yang Li non si ferma di fronte a nulla. Ci ha regalato un bellissimo match a This Is War contro Kyle Schmidt, ma quello immagino sarà solo l'inizio, visto che a Super Brawl l'ultimo ostacolo prima di andare in vacanza sarà un 2 out of 3 falls match proprio contro Kyle Schmidt. Intanto abbiamo la prima uscita di Rockin' Rob Reynolds da campione intercontinentale. Non pensavamo nemmeno potesse accadere, e invece nella sorpresa generale domenica Rockin' Rob ha strappato la cintura a Dave Ironside. Nessuno se l'aspettava così. Rockin' Rob è finito nel libro della storia della CCW, ma dalla parte sbagliata, visto che ora è il campione col regno meno lungo di tutta la CCW. Uno dei campioni, chiedo scusa, col regno più corto, ma sicuramente il campione intercontinentale con il regno più corto. Solo 3 giorni, un po' pochini, non c'è che dire. E ora vediamo cosa dobbiamo aspettarci da questo Champion vs Champion. Irish Whip subito di Rockin' Rob, e subito lo abbranca. L'idea è un suplex dall'esterno verso l'interno, e uno schiaffone di Rob che sembra decisamente motivato ancora. Sbatte Yang Li sull'angolo più di una volta, credo siano 10, e ora rialza Yang Li. C'è la reversal del Junior Heavyweight Champion, che adesso riparte all'attacco. Un suplex, anzi un brainbuster. Parte bene Yang Li ancora. Ricarlana che viene fermata all'istante da Rockin' Rob in una powerbomb. Prova anche a chiudere. Uno, solo conto di uno. Ancora non ci siamo. Destro di Rockin' Rob che ora piazza una gomitata sulla nuca. Un calcio e ora DDT.
E ora Rocky Rob si prepara, Slingshot, Slingshot Senton. E ancora lo riposiziona. Un altro schiaffone. Ancora continua l'offensiva di Rocky Rob, che sembra stia mettendo in difficoltà Young Lee, che invece risponde. Hurricanrana e continua a insistere. Lo rimette in piedi. Irish Whip. È una hip toss piuttosto rapida da parte del Legion Persuasion, che ora riparte all'attacco. Michinoku Driver. Ancora adesso trascina via Rocky Rob, continua con un calcio e va a sbattere il braccio di Rocky Rob. Ancora lo rimette in piedi. Ancora snapmare takedown. Lavora sul braccio adesso Young Lee. Sembra in difficoltà Rocky Rob, ma trova la possibilità per rialzarsi e non la spreca. Però Young Lee lo tiene a terra con un Fujiwara armbar troppo vicino alle corde. L'arbitro lo invita a lasciare la presa e adesso Phoenix Flash, ma va a vuoto. Ancora continua a pestare Rocky Rob, va sul braccio adesso. Ancora rimette in piedi Young Lee e c'è il Pele. Subito ne approfitta Rocky Rob. Uno, due, solo contro di due. Ancora non ci siamo, ma direi che Rob manca solo una cosa all'appello per lui. Potrebbe essere Larsen Effect, ma per ora attenzione invece. Si prepara e c'entra il Larsen Effect. Va anche a chiudere. Uno, due. E no, non basta. Ci arriva per il rotto della cuffia Young Lee. Un po' spazientito Reynolds. Adesso sulla seconda corda, giù con un senton che va a segno. Rimette in piedi Young Lee, che lo porta a terra con un arm drag. Riversa ancora di Rocky Rob, che piazza un float over neck breaker. Inizia a prendere ritmo il match. E ora si posiziona sull'apron, ma decide di cambiare idea. Attenzione, lo solleva e lo prepara per una powerbomb sulla barricata. Impatto abbastanza brutale, non c'è che dire. E ora un calcio nell'addome. Abbastanza in difficoltà adesso. E Rocky Rob cerca la follia dalla terza corda e va a segno. Decisamente folle Rocky Rob per queste cose. E lo riporta dentro. E vediamo adesso che cosa ha in mente. Lo sposta, immagino sia esatto. Pronto per il Dancing Leg Drop. E per rincanare la dose con il Larsen Effect. E infatti si posiziona al centro del ring. C'è poco da fare. E lo schianta di netto. Uno, due. E no, non basta ancora. È abbastanza sorpreso Rocky Rob. Ma adesso trova la reversal Young Lee. Lo schianta all'angolo. Serie di colpi. Adesso vediamo che cosa ha in mente. A parte incensarsi col pubblico, ma Young Lee adesso ritorna all'attacco. Ma anche Rocky Rob, che porta Young Lee all'angolo. Risponde subito però Legion Persuasion, che piazza una belly to back. Rialza ancora Reynolds. Di nuovo Irish Whip.
all'angolo, attenzione, questo è brutto, si prepara Yang Li, torpedo, DDT, e This Is Awesome si sprecano. Continua Yang Li, chiedo scusa, forbice con una serie di gomitate. E ora si posiziona sul... No, attenzione! Anche Yang Li dalla terza corda, non vorrei! Attenzione, un inverted 450! Succede tutto così in fretta che uno ha anche qualche problema a raccontare quello che succede. Bulldog! Conto di 3, attenzione! Un altro float over neck breaker da parte di Rocky Rob! Conto di 5 adesso. Lo scontro continua fuori dal ring. Rock and Rob riporta dentro Yang Li. Trascina Legion Persuasion al centro ring. Ovviamente per provare lo schieramento. 1, 2 e 3. Vince Rock and Rob nonostante tutto. E quindi entrambi Pick Your Poison portano al risultato sperato. Rivediamo alcuni highlights. Le due Larsen Effect con cui Rocky Rob ha centrato Yang Li, che purtroppo però non hanno avuto l'effetto sperato, al contrario, un po' di botte fuori dal ring hanno portato al risultato sperato. E ora il nostro campione intercontinentale si gode questa vittoria in attesa di sapere chi sarà il suo primo sfidante e se riuscirà così anche a tornare a finire ad arrivare in vacanza da campione intercontinentale. Ed eccolo il poster child, Gabriel Valentine, uno dei grandi sconfitti di This Is War. Addirittura il primo eliminato nel triple threat eliminazione, con in palio il titolo mondiale. E vedremo se si rifarà in tempi brevi. E Notorious non tarda ad arrivare senza maglietta, quasi strano. Sembra quasi sia pronto a combattere. Non sappiamo perché sia qui soprattutto. Voleva semplicemente ricordare a DeAndre Phillips che i giochi tra loro due non sono finiti. Anche se ora c'è un nuovo avversario nella persona di Frankie Aggott. Vedremo perché Castro ha deciso di salire sul ring. Ne immagino c'entra il match di domenica.
E Gale è rimasto un attimino infastidito dalle parole di Castro. Qualcosa mi dice che questi due hanno appena iniziato a scontrarsi, hanno già avuto modo di menarsi nelle scorse settimane, ma a questo punto la faccenda è diventata personale, considerati anche gli insulti che è notorio stare filato a Gabe. E ora il poster child non ne vuole più sapere di starlo a sentire, e quindi ha deciso di passare alle maniere forti. Ora l'arbitro li interrompe, anche perché ora Gabriel Valentine ha un match in programma. Un match contro un suo ex compagno di stable, nella fattispecie il Muscle Shark, Sean Clark. Eccoci pronti, ritorna sul ring dopo lo screzio di qualche secondo fa The Poster Child, Gabriel Valentine. Gabe, dicevo prima, primo eliminato nel Triple Threat Elimination Match di domenica. Come ha detto prima Castro, Gabe non ci sarebbe neanche dovuto essere. Dovrebbe essere un rematch tra DeAndre e Notorious, e Gabriel Valentine ha fatto quello che gli è riuscito meglio, come ha detto Castro, ovvero lamentarsi e pretendere, ed eccolo qui, è ottenuto la sua possibilità, ma Castro e DeAndre lo hanno estromesso appena possibile e se la sono giocata tra di loro. Ora Gabe chiaramente fuori dai giochi per il titolo, ma a questo punto anche Notorious. Io ho il vago sospetto che questi due abbiano appena iniziato le ostilità. E chi è sicuramente l'idea di uno scontro tra questi due, tra quelli che ha contiffatti, sono gli atleti più titolati della CCW. Gabriel Valentine, 3 volte campione del mondo, ricordiamolo, 2 volte campione di coppia, hardcore champion per una settimana, mentre Notorious invece TV champion, campione intercontinentale, campione del mondo, il campione intercontinentale più longevo della storia della CCW, il primo triple crown champion della storia della CCW. Adesso invece l'avversario di Gabe è una sua ex creatura, diciamo, il Muscle Shark, Sean Clark. Anche se ormai a questo punto gli Excellence devo presumere siano un vago ricordo, dal momento che appunto DeAndre ha estromesso Gabriel Valentine il mese scorso, e ora la coppia composta da Sean Clark e Santiago Sosa è scoppiata letteralmente. Purtroppo quella maglietta che Sean Clark porta addosso è più un souvenir che altro, non sta a indicare nulla di concreto, diciamo. Vedremo adesso che cosa ne sarà di Sean Clark fuori dagli Excellence, così come a questo punto anche di Santiago Sosa. Siamo pronti per cominciare, prima volta in assoluto, Clark contro Valentine. E si parte subito a Gabe all'attacco, swing and neckbreaker. Ma parte anche la musica di Notorious, che non ha deciso di lasciare il ring. E anzi ritorna per venire a rompere le scatole. E Sean Clark non se lo fa dire 2 volte. Uno. Attenzione però, Gabe la rovescia. Uno. Gabriel Valentine si è fatto trovare pronto. E ancora Irish Whip del poster, c'è il che sbatte Sean Clark all'angolo.
E ora swing neck breaker. Ancora sulla gamba. Lavora di violenza e cattiveria Gabe. Ancora rimette in piedi Sean Clark, un destro, Irish Whip ancora. Vanno a sbattere l'uno con l'altro. E ancora Irish Whip finisce sul... No, attenzione! Clothesline di Gabe che inizia a riprendere un po' di applausi dal pubblico, considerato il suo allineamento sia contro Castro che contro DeAndre. Ma Sean Clark lo abbranca e lo sbatte all'angolo più e più volte. E lo porta a terra. Continua a insistere Sean Clark. Una solleva Gabe, ma attenzione, c'è la reversal. E ancora una volta reazione immediata del Muscle Shark su Gabe, che piazza una complete shot. Ancora risolleva il suo ex leader, snap suplex. Elbow drop da parte di Sean Clark, che adesso sembra in netto controllo. DDT ancora di Sean Clark, che rialza nuovamente Gabriel Valentine. Gliene sta dando di tutti i colori. Attenzione anche il German Suplex. Gabriel Valentine è genuinamente in difficoltà contro Sean Clark ora. Si rialza, rotola via Gabe. Ma c'è la reversal. E Gabe la fa seguire da una serie di colpi. E ora sulla gamba. E ancora side headlock. Tiene a terra Sean Clark. Ma attenzione, si rialza il Muscle Shark. Giù di gomitate sul petto. E Sean Clark con un knee buster. Affossa Gabriel Valentine, lo osserva, lo lascia anche rialzare, commette un errore gravissimo. Snapper takedown e un cazzotto dritto nella tempia da parte di Gabriel Valentine, che ancora rialza Sean Clark e piazza la Shoe Stealer. E direi che sì, Gabe sta prendendo la rincorsa, che vuol dire una sola cosa, ovviamente posterizer. Ora trascina Sean Clark lontano dalle corde e va a chiudere. 1 2, niente da fare, ancora non basta. Stringe i denti Sean Clark, lo rimette in piedi Gabe. Se lo carica sulle spalle e lo sbatte di faccia sulle corde. Lo sposta a centro ring e giù con un pestone sull'addome. Ancora lo rimette in piedi e di nuovo un Irish Whip. Finisce di nuovo all'angolo Sean Clark, un calcio e ora una bella passeggiata di faccia sulla corda. Ancora lo rimette in piedi. L'idea è una suplex che centra il bersaglio e prova di nuovo a chiudere Gabe. 1, solo conto di 1. Ancora insufficiente il lavoro di Gabe, un cazzotto in testa. Sean Clark lo rialza nuovamente, lo riposiziona, un destro secco e Sean Clark non vuole perdere tempo, ha già pronto il Clark Nado. Ma c'è il braccio di Gabe sulle corde, l'arbitro non può contare lo schienamento. Ora Sean Clark sposta Gabe, elbow drop,
E un altro elbow drop ancora. E si prepara dalla terza corda. Non l'abbiamo visto spesso Sean Clark in quella posizione, ma c'entra in pieno lo stesso Gabe con uno splash. Prova a sollevarlo, ma c'è la reversa del poster child, che ora rimette in piedi Sean Clark per un'altra show stealer che va a segno. Pesta su Sean Clark, lo rimette in piedi. E attenzione, backbreaker. Ora si apposta Gabe. Si prepara un altro posterizer che va a segno. Centra bersaglio, trascina Sean Clark lontano dalle corde nuovamente. C'è lo schienamento. Uno, due. E no, non basta ancora. Perde la pazienza Gabe, non potrebbe essere altrimenti. Se dopo due colpi così Sean Clark è ancora in piedi, ci vorrà veramente tanto impegno per tenerlo a terra definitivamente. E questo Gabe lo sa, ma c'è la reversal di Sean Clark che colpisce Gabe e lo piazza per un suplex di rimbalzo e va a chiudere appoggiandosi anche con le corde. Però attenzione, uno, due, solo conto di due. Nonostante la scorrettezza, non è stato sufficiente. E attenzione, Sean Clark all'angolo e lo colpisce in pieno al petto con un dropkick. Lo risolleva nuovamente, ancora snapper takedown. Sean Clark sembra in pieno controllo, lavora sul braccio di Gabe adesso e insiste. Continua sul braccio, ma attenzione, si rialza il poster child e ora è lui che porta a terra Sean Clark con una snapper takedown. Attenzione, si rialza però quasi subito Sean Clark e di nuovo porta Gabe sulla corda e lo sbatte, pronto per, appunto, lo stavo per dire, pronto per il 630, per il suo classico standing 450, e va a chiudere il centro del ring. 2, niente da fare. Ora Sean è in posizione perfetta per capitalizzare col Clark Nado, ma non sembra gli importi più di tanto, visto che ora è all'angolo a mostrare i muscoli. Nel frattempo Gabe si rialza, destro secco, e c'è lo show stealer, attenzione! Distrazione fatale per Sean Clark probabilmente, visto che Gabe lo rimette in piedi. E prepara un butterfly suplex con chiusura. 1, 2 e 3. Vince Gabriel Valentine. Approfitta della distrazione di Sean Clark. E nonostante l'intervento di Notorious, Gabriel Valentine porta a casa la vittoria. Non è stato facile, assolutamente. Rivediamo gli highlights di questo match piuttosto interessante. E su queste immagini io vi do appuntamento a venerdì prossimo. Non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene di iscrivetevi e fate bene. I'm Jack the Ripper e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.